se l'altra volta si fosse lasciata andare. Punto F, attraverso Francesca R, 7 luglio 2024, a cura di VB. Posso fare due domande? Certo, potete fare tutte le domande. Allora, la prima è, allora le trans parallele, mi sembra, a cui tu abbia accennato, sono quelle che si verificavano al cerchio K tra il cielo, tra il cieco e una paralitica? Sì. È un po' quello che dovrebbe succedere qui? È quello che se l'altra volta si fosse lasciata andare sarebbe successo. Sarebbe successo. Esattamente il messaggio andava da me all'altro mezzo senza il minimo problema, ma era restio l'altro mezzo a lasciarsi andare, eppure è stato invitato più e più volte a lasciarsi andare. Ed è importante per il mezzo, per pulirsi e per proteggersi, lasciarsi andare in questa situazione. Ho capito. E pensi che ci riuscirà la prossima volta? Fate in modo di tranquillizzarla e ci riuscirà. Noi dobbiamo contattarla, dobbiamo essere presenti, perché lei si è lamentata che nessuno se la chiama. Si è lamentata, ve l'ha già detto il mezzo non in trans, la sua situazione psicologica è importante. Ha affrontato una battaglia per scoprire qual è la sua natura, per accettarla e per iniziare a permettere che questa sua natura venga fuori e che possa servire a qualcosa. L'essere accettata per quello che è difficile, soprattutto quando è stata usata una persona, ma questo vi capita normalmente. È una protezione che voi esercitate per non mettervi in gioco veramente. Ogni volta che vi si ripresenta un problema, preferite il cosiddetto fotogramma non retto.